a tutti, ci vediamo di nuovo. Oggi un video review acquisti. Una è, come vedete dalla scritta, è un Lightroom, un lightbox che ho acquistato con già luce integrata. L'ho trovata su eBay da un rivenditore italiano, pagata in circa 24,50 euro. Le spese di spedizione erano gratis, è arrivata col corriere il giorno dopo dall'ordine. E l'altro pacchetto è il Pearless & Co. Intanto parto con farvi vedere la Lightroom. Allora, potete acquistarla così se avete un caricabatterie del cellulare Samsung con la punta così, va bene. Altrimenti vi dovete anche ordinare un caricabatterie esterno perché non è incorporato in pacchetto. Si trova in una busta così con le bolle, arriva giustamente tutto imballato alla perfezione. A me è arrivato con il corriere SDA, come ho detto, giorno dopo. Ed è provvisto di queste due pedane, quindi una bianca e una nera, con questi fori qua. E questo è Lightroom. Come vedete è piccolino, sono 27x29 cm, è chiuso su se stesso, quindi è anche comodo per riporre in casa chi deve fotografare degli oggetti sostanzialmente piccoli, penso che sia più che sufficiente. Adesso ve la apro. Si apre tirando fuori delle pareti laterali, quindi uno. Ok, giustamente dopo bisogna modellarlo un pochino. E questo è Lightroom. Qua c'è la striscia LED. Queste pareti vanno tirate fuori. Giustamente dentro all'interno trovate delle istruzioni come montarla. E ora mettiamo 1, 2, 4, quindi è a calamite. L'headbox dentro si presenta in questo modo. Poi applichiamo una delle pedane, che ovviamente anche queste vanno leggermente stirate. E dietro trovate delle linguette. Applichiamola sopra. Vedete? Ok. Adesso andiamo a attaccare la spina del caricabatterie. Ecco, la luce fu. Adesso vi faccio vedere da un'altra prospettiva un po' com'è. Questo è il lightbox, giustamente la pediana si può tirare un po' più in avanti. Voi all'interno mettete il vostro oggetto e potete tranquillamente fotografarlo. Come vedete non fa riflesso, quindi la barra luci LED è fatta in modo che non faccia riflesso. Ho visto che si comporta abbastanza bene anche con dei Swarovski, quindi di conseguenza. Questa è la mia lightbox. Qua c'è l'attacco della striscia LED. Ecco, la punta è questa.
Ok, per rinchiuderla adesso dobbiamo giustamente togliere la pedana. Togliamo la pedana. I lati li mettiamo al centro. Poi pieghiamo la parte con la striscia LED. E la mettiamo all'interno e poi per completare infiliamo qua in mezzo le linguette laterali, tutto è fatto in plexiglass, in una specie di plastica. Ecco, abbiamo rinchiuso il nostro Lightroom. Quindi chi ha dei problemi di spazio e non ha necessità di fotografare delle cose gigantesche, ve lo consiglio. L'ho provato, l'ho fatto alcuni scatti, è veramente versatile. Poi giustamente io lo rimetto nella sua busta con le bolle, con le sue istruzioni e me lo conservo liberamente in mezzo ai libri. Che veramente occupa un minimo di spazio. Passiamo a Perles & Co. Ho fatto alcuni acquisti che volevo fare da tanto tanto tempo. Diciamo che l'ordine ho fatto a inizio del mese, solo che soltanto adesso ho tempo di farvi questa review. Ho ordinato soprattutto delle paste polimeriche. Questo ordine ho fatto principalmente per acquistare del fimo che mi mancava. Perché voglio tornare un pochino a lavorare le paste polimeriche, tanto un pochino per cambiare, per non stare sempre dietro al soutache e altre cose. L'ho detto, ho dei pannetti un pochino vecchiotti che un pochino si sono induriti, voglio provarli a recuperare, magari facendoci qualche cabochon, qualcosa di nuovo, ecco. E quindi ho preso alcune cose che da tempo volevo prendere e che non avevo mai preso. Intanto ho preso questi due pannetti di Todo Yoclay. È un trasparente e un nero. Ne ho presi due e non li ho presi da Perles & Co. Si trovano qua, li ho presi da Leroy Merlin. Quindi questo non riguarda l'ordine di Perles & Co, ma volevo farvi vedere. Da Perles & Co invece ho preso questo liquido che sul sito vendono come liquido per far ammorbidire le paste modellabili e quindi ho deciso di prenderlo perché su internet ci sono tanti tutorial su come ammorbidire il fimo. Uno è usare il fimo trasparente, però ci ho provato, non è che lo ammorbidisce molto. L'altro è usare il fimo, quello apposta per ammorbidire le paste modellabili. E poi ho trovato un altro tutorial su come ammorbidire le paste con dell'olio di vaselina oppure olio Johnson. Unica pecca di quest'ultimo metodo che purtroppo la vermicetta lucidante dopo tende a staccarsi perché la pasta a quanto pare si unge e dopo la cottura non attecchisce la vermicetta, quindi la vermicetta proprio salta via come lo smalto per le unghie di cattiva qualità. E quindi ho deciso di prendere questo e vediamo poi come si comporta. Poi ho preso un pannetto di Fimo Effect. Questo è un traslucent, il numero 05, bianco traslucente, c'è scritto blanco. Quindi un panetto di questi qua grandi da 350 grammi. Poi ho preso il Fimo Effect. Questo bel colore e questo è
quarzo rubino, poi di fimo ho preso questo qua che è un bel blu ed è un Windsor blu numero 35, questo invece era il numero 286, se qualcuno è interessato. Poi ho preso questo colore qua che è un rosa tendente leggermente a pesca ed è un translucent red. Quindi un rosso traslucido, 204 il numero. E poi ho preso questo che è un azzurrino, è un translucent blu, numero 374. Poi avevo preso anche del Cernit e del Premo. Allora, di Cernit ho preso questo colore qua che è un marroncino misto grigio topo, infatti si chiama topo. Ah, poi ho preso anche un altro fimo, altri due in realtà, e questo qua un po' su verde acqua, è un color giada, verde giada. E poi ho preso anche questo qua che è un blu ghiacciale quarzo numero 306. Poi ho preso questo pannetto di Cernit della linea Nature, è un bel colore e si chiama quarzo. Poi ho preso questo colore qua che è un shiny, si chiama Cosmo. Dovrebbe essere un blu molto scuro, molto 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 scuro con delle microparticelle all'interno. E poi ho preso un pannetto di Premo, Premo Accent, ed è opal. Sì, è opal. Molto molto bello come colore. È un traslucido che dà su opalescente. Ok. Poi sempre per il fimo ho preso questi pigmenti. E questa è la numero 1, è il kit di pigmenti numero 1 di Perlex, che anche questi da parecchio che volevo prendere e provare anche per fare altre cose. C'è questa gamma di colori che vedete qua. Poi avevo preso anche delle resine, ho preso la resina Crystal della Guédin. Che anche questa l'ho finita da parecchio tempo e non l'avevo più ricomprata. Semplicemente avevo smesso di lavorare con le resine, mi dispiaceva. E poi ho preso questa che è la resina glazing, che sarebbe la resina smaltante, che io ho anche dei lavoretti gli scrap che ho cominciato a fare, che mi piacerebbe rifinirli con questa, perché questa è perfetta per dare ai strati sottili e quindi l'avevo acquistata anche questa. Poi per il fimo avevo preso anche il mattarello in acrilico. Io fino adesso sono andata sempre a forza di bottiglie e vasetti di vetro, ma mi rendo conto che non è l'ottimo. Quindi ho preso anche questo. Poi avevo preso delle calamite, che ho un progetto in mente, quindi voglio provare a fare qualcosa con le calamite. E poi avevo preso queste micro formine per farmi qualche cabochon per il soutache. Io quando lavoro su Touch mi piace avere delle forme piccole da incastonare nel ricamo, perché così non creo dei volumi esagerati. Poi loro in omaggio. Ah, poi avevo preso anche dei stencil che avevo già messo nel carrello da parecchio. Uno è di Sculpey,
ce ne sono alcuni qua dentro. Qua dentro ce ne sono tre, che adesso vi faccio vedere, molto molto carini. Uno con questi fiori, questo disegno un po' asimmetrico, questo effetto acqua, e poi c'è una griglia, molto carino, e l'altro invece più va più sul stile pelle di serpente. Qua si parte dalla griglia più sottile, la grana più sottile, si va accelerando sempre di più, diventando grossi. E poi ho preso questi qua di Mackin, e sono 4 qua dentro. Purtroppo sono trasparenti, quindi faccio fatica. Questo con questi, con queste girandole. Poi c'è questo qua con dei quadrettini, un tipo particolare. Queste vanno anche nella macchina della pasta. Poi c'è questo qua con dei fiori, molto molto carino. Adesso faccio fatica un po' a farlo vedere. E qua ci sono le foglie. Poi loro in omaggio mi hanno mandato questo contenitore qua, che ho scelto io perché sinceramente sapete che tra gli omaggi di Perles & Co non è che ci sia tanta di quella scelta, e quindi ho pensato che un contenitore può essere sempre utile. Va bene, questi sono i miei acquisti fimosi, i miei acquisti su internet, su eBay. Io con questo vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, bacioni!